Beh, il ruolo di un comune in questo momento è restare vicino alla popolazione, cercare sia di aiutare a venire incontro alle popolazioni che purtroppo sono direttamente coinvolte, quindi alle persone infette che sono già ovviamente sotto curate da ASL, ma anche tutti quelli che sono i familiari, soprattutto le persone che sono in quarantena. È importante perché comunque con l'ausilio delle associazioni di protezione civile e dell'ANPAS stiamo cercando di venire incontro a coloro che devono rimanere a casa e hanno possibilità che un familiare possa portargli sia i viveri che le medicine. Dall'altra parte, il ruolo di un comune è comunque tranquillizzare e mantenere informata tutta la popolazione che non è direttamente coinvolta sulla situazione e cercare comunque di sensibilizzare la popolazione sul concetto principale che in questo momento è di rimanere a casa. Per quanto riguarda invece la possibilità di poter lavorare e poter continuare una vita, definiamo normale, pur rimanendo da casa, sicuramente i territori montani e i territori rurali hanno ancora un grosso problema che è quello della connessione lenta, della mancanza di fibra e pertanto quando anche come comune si cerca di parlare di smart working, la problematica è notevole perché comunque la connessione è molto debole. Lo stesso vale per quanto riguarda in questo momento la possibilità per i ragazzi che sono a casa da scuola, quindi non possono frequentare le lezioni, di potersi connettere ai vari portali o ricevere le lezioni direttamente online, questo è un problema perché molte famiglie non riescono ad accedere a questo tipo di servizio e questa è una grossa limitazione, soprattutto in questi momenti di crisi.